Voilà gente, mamma mia, da quanto tempo è che non lo dicevo, voilà. Infatti me lo stavate scrivendo recentemente sia su Instagram che qua su YouTube. Ma scusate, come mi sono bloccato? Comunque lasciate mi piace perché domani vi interrogano se non lasciate mi piace. Quindi lasciate mi piace. Ormai lo sapete, perché ve lo devo ripetere continuamente ogni volta? Vi voglio bene gente, grazie per il mi piace più che spontaneo. E tornate alle ore 15 per non perdere la seconda parte di questo video. Buona visione. Che cosa andiamo a fare quest'oggi? Un video sul cibo? No, non è vero, anzi scrivete qua sotto nei commenti se volete che cambi format, perché ok, questo qua di piccoli brividi, insomma, non ho ancora valutato e deciso come chiamare di preciso questo format, però vi piace tantissimo e quindi io ve lo porto, pure perché soprattutto mi diverte. Ma possiamo anche cambiare ogni tanto genere di video, no? Voi che cosa ne pensate? Ditemelo sempre qua sotto nei commenti. È importante, sono diventato cinese così a caso, è importante condividere queste cose tra di noi raga, perché appunto siamo una community e allora reagiamo da community. Qua fuori la porta di casa mia quest'oggi c'è un nuovo personaggio. Ah, che bellezza, finalmente mi è venuta a trovare una nuova persona. Non so di preciso chi possa essere, però un piccolo particolare, un piccolo indizio ve lo posso dare. Naturalmente è una ragazza, esattamente come qui che mi è venuta a trovare la scorsa volta, che era mascherata con la maschera di Dalí della Casa di Carta. Tra l'altro vi ringrazio davvero di cuore per come stanno andando i video. Io continuo a ripetervelo a macchinetta sempre raga, però le cose giuste sono giuste. Ah, e non siete iscritti al canale, che cosa aspettate? Iscrivetevi e avete lasciato mi piace, dai, altrimenti domani vi interrogano e non mi sembra giusto. Andatemi a seguire inoltre su Instagram, trovate il link qua sotto in descrizione. Ormai raga, veramente sono delle filastrocche queste qua. Avete visto, mi sono accorciato i capelli, la barba l'ho perfezionata un pochettino. Vabbè, non ve ne frega niente, non c'entra nulla con questo video. Comunque, chissà che cosa succederà quest'oggi. Magari, non lo so, con questa ragazza forse ci scapperà qualcosa. No, vabbè, non pensate male, dai. Su. E mi sono già affacciato, visto dall'occhiello, dal buchino della porta, e è un sacco alta, raga, cioè vi giuro, sembra tipo più alta di me, infatti mette davvero molta ansia e non poca. Boh, allora a questo punto vi dico, andiamo a vedere, andiamo ad avvisare soprattutto Alessia e Stefano dell'arrivo di questo nuovo fantastico personaggio. Dai, andiamo, su. Oh ragazzuoli, si può? Salve, vi disturbo un attimino, abbiamo una nuova amichetta. Stefano, fuori la porta c'è un nuovo personaggio molto ambiguo ed interessante. Ma che mammus? Sto aspettando la magna che arriva di Just Eat e si trova sta gente. Davvero sta arriva il tizio di Just Eat? Dai, fa troppo ridere. Allora, perdo ancora un po' di tempo. Ma che cosa stai guardando? Le persone che ti hanno seguito sì, su Instagram? Vai, aspetta, di la cosa che hai detto prima del 1992. Io mi vedo questi profili tipo Andrea 1992. Ma a vedere, sei tipo del 2004. Ti prego, vieni un attimo, andiamo a vedere il nuovo personaggio. 92. Perché scrivi 92? Non ne ho idea. Alessia, comunque dopo devi venire anche tu, perché è da non perdere questo qua. Ah, comunque è un'altra volta una ragazza. Cioè, hai visto che l'altro giorno è venuta Cristina? Mo è sempre un'altra ragazza che tra l'altro conosco, però non sono sicuro, potrebbe anche essere un'altra persona e potrei sbagliare perfettamente. Dai, andiamo, che sono troppo curioso di iniziare sto video. Sono molto euforico. Devo rispondere ai messaggi che mi scrivi? Beh, se te va rispondi, se non te va valuta te, vedi te. Ah, sta proprio seduta là. Va, che cosa? Ti stanno arrivando a macchinetta le richieste, proprio a ciabattina come si suol dire a Roma. Andiamo ad aprire la porta. Sei pronto? Sei concentrato, Ste? Ma aspetta, oggi ha cambiato maglietta, c'ha color verde. Ah, mancano 2 giorni e poi ritorna al lavoro. No, Stefano. E questa sera torna mamma da Gallipoli, quindi mamma ti sostituirà. Vabbè, andiamo ad aprire la porta. Sei pronto, Ste? Tan 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 tan. Che quella spiega che maschera era? Non lo so. No, io ci... aspetta. Stefano praticamente tutte le maschere le conosce, no. Ciao, come stai? Tutta pa... oh. Ma perché non è... Ma guarda quanto è alta, Ste. È altissima, ma cioè è più alta di me. Ma tipo, non me la fa conferma. Ma che cosa? Ma che ti sta... me la fa conferma e mi apre la pagina. Perché mi fa così? Ma non ha senso. Vabbè, ma dove sta andando? Ste, se ne sta andando via. La, vedere, la tizia, quindi... la ragazza se ne sta andando via. Scusa, tizia, puoi venire un attimo a darci una mano? Ah, guarda, sta là. Comunque mette ansia. Aspetta, devo fare lo zoom. Fatemi fare lo zoom un attimino. Guarda. Oh, però devo dire la verità, di fisico sta messa bene. Sì, sicuramente molto meglio di Putignano.
Sicuramente ci è andata meglio a sto giro. Una sorpresa più piacevole. Esatto. Va bene, allora, scusa, ti possiamo chiedere un'informazione, gentilmente? Tipo, Ste, dai che te devo censurare, però. Questa scappa, dai, ma dove stai andando? È andata al piano di sopra, Ste, quindi dobbiamo rimetterci a fare il canale di fitness. Però io c'ho la fiatella. Cioè, che figura di me. C'è sta una donna, sta lì la fiatella, ciao. Senti, mostro, non so come chiamarti di preciso. Vieni, vieni. Ti devo far conoscere Stefano, mio cognato. Vabbè, oh. Stefano, secondo te adesso è gelosa, che dici? Potrebbe essere gelosa, non gliene frega. Me ne sono accorta adesso che ce l'avevo dietro. Oh, mia, raga. Oh, comunque, aspetta. Voglio provare a vedere una cosa. Cioè, guardate, raga, siamo alti uguali. Veramente, quanto mette ansia. Cos'è? Oh, non ti avvicinare più di tanto perché io ho paura, mi metto dietro Stefano. Ma Ste, ma levi sto tablet! Ma se leva sto tablet! Aspetta, io lo do a lei. Prendi il tablet. A parte che c'è mezzo rotto. ho preso, vabbè, ma anche io l'ho preso. L'hai preso per strada? No. Dove l'hai preso? Praticamente sta al mercato di... No, vabbè, c'è sta lei, comunque, allora, voglio dire. Aspetta, ti metti un attimo vicino a lei, voglio dire quanto è più alta di te. Vabbè, te mena, guarda che se te parte te fa male, te è brutto proprio. Comunque, la dobbiamo far vedere ad Alessia, assolutamente. Lui sembra con questa maglietta, com'era? Scraps. 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 Vabbè, e mi puoi ridare il tablet cortesemente? No. Proprio, non me lo... Ah. Proprio così. Comunque, davvero niente male, eh? Cioè, nel senso, mi puoi lasciare il numero, per favore? Ah, proprio così. Grazie. Ci vediamo tra pochissimo. Vado a riconsegnare il tablet. E ciao, tesoro mio. Oh, Ste, però è da chiappo, eh? Scrub. Tieni, questo è tuo. Un po' con la divisa di Scrubs. Oh, ma è caruccia, però ha visto di fisico, sta bene, eh? Non è la faccia. Però la faccia non è il top. Però magari, che ne sai, senza maschera è carina. Inquadratura professionale. Alessia, ho rimorchiato. No, ma di fisico. Ah, leva, è copyright, leva. Vieni a vedere anche tu. È interessante. Dopo. Alessia è stressata perché si è svegliata da poco. E Scrubs, dai, aspetta, registra un attimo. Voglio andare... Sì, mi sta... Ma basta questo tablet. Ma sono un messaggio, non so che allora, vuoi. Allora, non mandate più messaggi a Stefano così. Ma cosa vuoi da me? Cioè, che ti devo dire? Ma cosa vuoi da me? Aspetta, però usciamo, facciamo qualcosa di particolare. Che ne so, dai, interagiamo un po' con questo video. Aspetta, andiamo a fare un'intervista. Dai. Andiamo a fare un'intervista. Dai. Ecco, è scomparsa. Oh, cosa? È creepy. Guarda, guarda. Salve, signorina, vorrei parlare. Vorrei fare un'intervista, si può accomodare per fare... Mi raccomando, cameraman, faccia le riprese adeguate, se no... Bu. Mamma mia, qui era proprio da bu. Allora, salve, qual boom metto la porta qui, fuori la porta di casa mia? Almeno ridere, un po' di empatia. Ora tossi, ora una risata. Ok, e quanti anni ha? Di nuovo. Continuano a parlare. Ma voi mi spiegate, tutti i personaggi che mi vengono a trovarmi fuori casa non parla nessuno, tranne Stefano quando mi aveva fatto il prank. Vabbè, a voce. Beh, quanto sei alta? 2 metri. Ha parlato con me. Ma chi è? Di dove sei? Da che parte del mondo arrivi? Però c'ha degli occhi, raga, devo essere sincero. Oh, ma me lasci il numero, ti prego, dai, voglio il tuo numero. No, eh. Niente, sono stato frienzonato. Questo video potrebbe chiamarsi frienzonato. Sono stato frienzonato da... No, vabbè, perché poi titolo troppo lungo e clickbait, quindi non mi pare il caso. Sei stata promossa? A che cosa? Non si sa, però, comunque. Prego, vai, facciamo un change molto rapido. Vai a fare due domande. Vai ad intervistare la nuova arrivata. Ma confusione. Vabbè, dai, improvvisa. Fagli due domande. Aspetta, mi sono appena svegliato, c'è una domanda figa. Ok, perfetto. Qual è l'elemento che si trova in tutti gli esseri viventi del pianeta? No. Ma che la risposta esatta è carbonio. Ok, e possiamo continuare con il quiz. Aspetta. Vuoi fare qualche domanda anche tu al qui presente Stefano? Non parla. Vabbè, esatto, tossisce e basta. Ah, tra l'altro mi è venuto in mente un gioco molto fico e divertente che riprenderai tu dopo, che faremo io
Io e lei. Quindi mi raccomando, non perdetevelo. Tornate dopo alle ore 19. Impostate già le sveglie adesso. Ma quanto faccio ridere che io faccio queste cose davanti a loro? Cioè, tipo, faccio tutte. Ma tanto loro vogliono questo. Vengono fuori casa apposta per e prende la hype. Uno prende esatto. Faccio l'altro di questo video e poi registriamo subito il secondo video. Va bene? Sta arrivando il fattorino di Justin. Non è cattiveria, però devi dire così. Dicevo, ma che cazzo? Va bene, ci vediamo dopo, carissima. Non so come chiamarla, vi giuro, regà. Infatti, ci metterò 30 anni per capire come chiamarla. Perfetto, quindi, come vi ho detto, ci vediamo alle ore 19. No, regà, non è vero, alle ore 15, alle ore 15, non alle ore 19. Mi sono sbagliato perché ormai sono abituato a dire ore 19, ma in realtà di domenica il secondo video esce alle ore 15. Con la seconda parte dove smaschereremo questa di... No, non è vero. No, regà, cioè, voglio dire, ho smascherato Cristina l'altra volta, fatemi divertire un altro pochettino. Poi tra l'altro l'avete pure scritto voi nei commenti, Anthony, però non smascherare subito perché non è divertente, e ci avete ragione. Quindi porterò per le lunghe questa serie. No, questa serie sì, però porterò per le lunghe la nuova tizia, il nuovo personaggio che c'è sta qua fuori. Impostate le sveglie, lasciate mi piace se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi e che dire, ci vediamo più tardi a questo punto. Bella!